Il nome Rauti in bella vista sulle pagine di cronaca per Isabella non è una novità. Sin da piccola ha convissuto con l'interesse dei media e non solo per la sua famiglia. Isabella è figlia di Pino Rauti, il Gramsci nero della Prima Repubblica. Convinto sostenitore di Mussolini e del fascismo, Pino Rauti è stato ufficiale di Salò, prigioniero degli inglesi in Algeria e soprattutto tra i leader storici dell'MSI, partito di cui è stato anche segretario nel 1990, subito dopo la caduta del muro di Berlino. Io ho compiuto 19 anni in una prigione algerina, prigioniero degli inglesi che mi avevano ripreso dopo la fuga dal campo. Poi c'è stata una battaglia politica, ecco. All'interno del Movimento Sociale Italiano, Pino Rauti crea la corrente Ordine Nuovo, sciolta poi dalla magistratura a fine 73. Più avanti, quando Gianfranco Fini premerà l'acceleratore verso il rinnovamento portando il partito alla svolta di Fiuggi e alla nascita di AN, Pino Rauti resterà tra gli irriducibili e fonderà la Fiamma, di cui sarà leader indiscusso fino al 2002. Nel frattempo Isabella cresce a pane e politica. Si reca per la prima volta a 9 anni insieme con la sorella maggiore nella sezione di quartiere, la Balduina, e ne rimane affascinata. Da quel momento le bambole perdono di interesse. Siamo all'inizio degli anni 70. Non è un periodo facile per la storia dell'Italia, anzi, la battaglia politica non è solo ideologica, spesso diventa fisica. Sono gli anni del terrore, della destabilizzazione, della strategia della tensione portata avanti sia dall'estrema destra che dall'estrema sinistra. Pino Rauti viene accusato di concorso in ben 3 delle maggiori stragi che hanno insanguinato il nostro paese: Piazza Fontana, la stazione di Bologna e Piazza della Loggia a Brescia. Capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... Aiuto! Fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Dalle prime 2 accuse Pino Rauti uscirà fuori con la piena assoluzione. Il rinvio a giudizio per la strage di Brescia, avvenuta il 28 maggio del 74, arriva a metà 2008. Per Isabella, che non ha mai dubitato dell'innocenza di suo padre, è un nuovo colpo. Ed è durissimo il suo commento. Sono passati solo 34 anni. Non posso non pensare ad un preciso intento persecutorio. Tuo padre è uscito, lo ribadiamo, dalle accuse finora, sempre con la piena assoluzione. Tu parli di intento persecutorio, da parte di chi e perché secondo te? Beh, credo che sia evidente l'intento persecutorio, in quanto si tratta di un'accusa, di un processo che non riesce, come posso dire, a trovare una soluzione e soprattutto non si riesce a trovare i reali responsabili. Allora credo che tirare nuovamente in causa forse l'ultimo esponente di un mondo che è rimasto appunto ancora che è in vita, credo che faccia molto comodo con un cognome, con una storia. E in realtà non ci sono elementi probanti e l'accusa è quella di essere il mandante di questa strage. Io sono convinta che alla fine questa infondatezza delle accuse emergerà. Mio padre è stato anche un'altra volta coinvolto in simili accuse e poi ne è uscito nel tempo assolutamente prosciolto in modo pieno, insomma. Quindi evidentemente c'è chi orchestra, che fa il regista, diciamo, anche per trovare un capro espiatorio.
Immagino che ci siano stati dei momenti in cui chiamarsi Rauti per te non sia stato molto facile. Ti ha mai imbarazzato? L'hai mai sentito come un peso ingombrante o non ti ha mai sfiorato questo problema? No, sinceramente no. Io sono molto orgogliosa del mio cognome, anzi vengo spesso rimproverata di usarlo sempre e comunque, di usare poco quello da sposata. Questo un po' appartiene anche alla mia generazione, forse. E quindi imbarazzi mai, fastidi neppure, solo orgoglio e soprattutto io ho comunque vissuto la storia politica di mio padre, quella che voi nella scheda insomma raccontate. Mio padre è stato molte cose, come si evince, è stato anche uno scrittore, uno storico, addirittura ha curato insieme a un altro autore un'enciclopedia, cioè mio padre è stato tante cose mai imbarazzanti. Non solo per me mio padre, come per ogni figlia è mio padre, quindi è l'uomo migliore del mondo, un essere straordinario, eccetera, eccetera, ma soprattutto mio padre per la mia generazione è stato un leader politico, un ideologo, una persona, non un comiziante, una persona in grado di dare un progetto politico, una strategia e una prospettiva ad un mondo che in quel momento di prospettive non ne vedeva e sembrava non averne. E poi non è stato così, ma allora, negli anni 70, negli anni 80, quindi direi tutto tranne che imbarazzo. Tra le tante cose che ha fatto tuo padre, ha fatto anche il giornalista e mi pare che lui in quel periodo viaggiasse moltissimo, anche dopo, nella sua attività. Tu hai raccontato che tutte le volte che lui tornava, quando eri piccina, ti portava da questi viaggi all'estero una bambola, tanto che ne avevi ormai una collezione. Ce l'hai ancora questa collezione di bambole? Sì, devo dire di più, c'è stato un periodo, mio padre allora era inviato per il Tempo, questo prima che diventasse parlamentare nel 1972, e questo lo portava a viaggiare molto, e c'è stato un periodo della mia vita che a me venivano misteriose febbri, che hanno fatto disperare la mia famiglia, finché un anziano pediatra disse a mia madre: che lavoro fa suo marito? E mia madre disse: fa giornalista, è inviato, e spesso fuori. Mia madre disse: sì, molto, ma le febbre di sua figlia coincidono con le partenze di suo marito. E mia madre disse: ma non lo so, non ci ho fatto caso. Ci faccia caso. Mia madre ci fece caso, e in realtà fu così, queste febbri comparivano quando mio padre era in partenza e scomparivano quando mio padre tornava. Insomma, ero leggermente attaccata a mio padre. La collezione di bambole ce l'ho ancora, e a casa dei miei genitori, e ogni tanto la vado a vedere, però non ho deciso di portarla a casa mia, sta bene lì. A proposito di questo tuo attaccamento, tuo padre racconta che lui ti aveva affibbiato una serie di soprannomi. Uno era Francobollo, e lo capiamo anche dalle cose che ci hai appena raccontato. Quando ero molto piccola, sì. L'altro ho trovato che lui dice Nosferatu. Perché ti aveva chiamato no, Nosferatu? No, ma questo non è vero. No, lui mi chiamava e continua a chiamarmi l'implacabile, nel senso che è convinto che se io abbia comunque un'idea in testa o un progetto o anche solo un banale desiderio, comunque io sia un implacabile in questo senso. Questo soprannome di Nosferatu anch'io ho letto essere emerso in un'intervista, ma sinceramente non mi torna, ecco, non mi torna. La tua passione politica ti ha portato anche a conoscerti con Gianni. Ti è mai sfiorato il dubbio? Ti faccio una domanda cattivissima, guarda. Invece le altre. Ti ha mai sfiorato il dubbio che Gianni potesse aver deciso di mettersi con la figlia di uno dei leader storici del partito per, come dire, fare più velocemente carriera? Ma tu, che tuoi fidanzati, hai mai pensato che stessero con te per un qualche recondito di interesse? Nessuna donna lo pensa, io sono convinta che lui fosse innamoratissimo di me e che non avrebbe scelto altri che me. Lo pensavo e lo penso. Primo, perché sono molto sicura di me e anche forse un po' presuntuosa. Secondo, la storia adesso poi mi dà ragione, perché insomma di fasi ne abbiamo attraversate tante, talune anche, come è notorio, molto critiche, radicalmente critiche direi. Ma insomma, guarda, vari dubbi mi hanno sfiorato anche sulla scelta fatta, ma mai quello che dici tu, assolutamente mai. Bene, vediamo adesso una scheda che ho preparato sulla vostra storia d'amore.